Enrico Baldin, vittoria fuori casa, vittoria in territorio francese, che cosa si prova a produrre champagne all'italienne nel cuore della Champagne? Beh, il fatto di essere un produttore di champagne è già quello un traguardo, un obiettivo raggiunto per me in una maniera fantastica. Certo che non è facile produrre in Francia, produrre in champagne, soprattutto per noi italiani, che la storia è molto ripida, ardua e anche dura, perché non gli andiamo a genio e quindi si guardano sempre come les italiens, no? In Francia. E però grande soddisfazione, perché in fin di conti portiamo ancora, oltre che i romani che hanno portato le prime barbatelle, io glielo ricordo sempre, anche adesso io porto, gli altri non lo so, porto ancora delle novità. Quali sono le, diciamo, le peculiarità, le caratteristiche, quello che rende Ancri uno champagne classico nel cuore, come diciamo, della Champagne, ma con una serie di connotazioni italiane? Cosa lo rendono particolare? Innanzitutto il villaggio dove ci troviamo. Noi dobbiamo ritenerci tanto fortunati, perché ci vuole anche una gran sorta di fortuna nella vita. Il fatto di essere in quel villaggio che si chiama Menil-sur-Roger, quindi uno dei 17 Grand Cru, tra l'altro una delle due eccellenze, nella Côte de Blanc. E quello ci dà una potenza incredibile, quel gesso e quel craie che si trova solamente in quel punto e anche in Ambonnet, nella montagna di Rennes, che ci dà la forza di superare qualsiasi confronto con tutti. Quindi la caratteristica di avere un craie, quindi un gesso molto evidente, e la posizione dove siamo, che grazie a quella e la fortuna anche di trovarci in mezzo a due grandi produttori come Salon e Club, ma soprattutto anche il volere mio di poter rendere questo prodotto così com'è, proprio la verità, quella di poter fare uno zero dosage grazie comunque al lavoro che stiamo facendo e che abbiamo fatto nel vigneto, oggi biodinamico. Un'ultima domanda, questa sorpresa, io sono un troiano. Nella regione di Champagne c'è un alter ego, c'è Troyes, la Troyes francese. Cosa possiamo immaginare su un percorso ideale tra Nero di Troia e Champagne prodotto, Ancri prodotto lì, nella zona di Troyes? Proprio come il troiano di una volta, Troia, che va a impattarsi tra la vostra regione e la regione del Champagne. Una guerra incredibile. Grazie e complimenti. Grazie. Bellissimo.